Ben ritrovati telespettatori di Prima Free, nuovamente assieme con l'informazione di Padova e Rovigo del nostro telegiornale. Allora, in apertura purtroppo la cronaca ci porta a parlare di un altro incidente, purtroppo dall'esito tragico. Una donna, mentre stava rincasando dal lavoro, si è schiantata frontalmente contro con la sua auto, contro un'altra e purtroppo ha perso la vita. Sentiamo che cosa è accaduto nel servizio di apertura del telegiornale. In una curva verso destra ha perso il controllo della sua auto invadendo la corsia opposta e andando a scontrarsi frontalmente con una Fiat Punto guidata da una donna morta poco dopo. L'incidente in ospedale a Cona, in provincia di Ferrara. Ora l'automobilista RM, 42 anni, di Copparo, in provincia di Ferrara, di origine albanese, è indagato per omicidio stradale. La vittima dell'incidente, avvenuto l'altra sera, è Romana Bonaccorsi, 56enne, originaria di Tresigallo, in provincia di Ferrara, ma residente a Grignano Polesine. L'uomo è stato sottoposto a tutte le analisi, mentre verranno eseguiti anche esami tecnici sull'auto sotto sequestro. Sulla provinciale, a Cesta di Copparo, oltre ai sanitari, anche i vigili del fuoco che hanno estratto la donna dall'auto. Ora sono in corso gli accertamenti sull'incidente da parte dei carabinieri di Copparo, ma secondo la prima ricostruzione, l'uomo, alla guida di una Daewoo Takuma, nell'affrontare una curva avrebbe perso il controllo del mezzo, andando a scontrarsi frontalmente con la Fiat Punto guidata dalla vittima, che non ha avuto scampo. Vita familiare, figlie, nipote e tanto lavoro. Per questo a Grignano quasi nessuno la conosceva. Viveva lì con la madre da 3 anni ormai, Romana Bonaccorsi, morta sulla strada provinciale. Era lì che aveva il suo lavoro di assistente domiciliare e nel ferrarese che la donna è cresciuta. Lì ha le sue amicizie, i suoi affetti più cari, a partire dai fratelli che comunque si sono affrettati a raggiungere la madre disperata per la tragica notizia. Romana lascia la madre, le figlie Simona, 36enne, ed Elisa, di 30. Oltre ai fratelli Moreno e Angelo, la figlia più giovane le aveva da poco regalato un nipotino che lei adorava. Ha compiuto 1 anno a febbraio. Vita familiare e lavoro, niente di più. Partiva la mattina dal suo appartamento di via Santi Rizzieri a Grignano e tornava a casa la sera. Da parte dei familiari c'è però la volontà di capire la dinamica dell'incidente e se il conducente dell'altra auto sia o meno colpevole. L'uomo intanto è stato indagato, secondo le nuove normative, sull'omicidio stradale. Oggi c'è stato invece uno sciopero, il primo sciopero della sanità nella città del Santo, da quando è nata proprio l'azienda ospedaliera nel 1994. Secondo le stime di CGIL, CISL e UIL, l'adesione è stata davvero alta, circa il 60%. I lavoratori hanno chiesto più assunzioni, ogni giorno dicono mancano 270 persone tra infermieri, OS e tecnici. Lo sciopero è durato tra le 9 a mezzogiorno, lamentati anche carichi di lavoro insostenibili, turni di lavoro non rispettati, carenza di organico e strutture, a quanto pare dicono, fatiscenti. E ora invece parliamo proprio ancora di ospedali, ma di chi evidentemente ha cercato di favorirsi proprio mentre stava lavorando. Si tratta di un'infermiera che a 300 rubava i pazienti proprio all'interno dell'ospedale. Dell'ospedale di San Luca di 300 per aver rubato il portafoglio a un paziente. È stata quest'ultima a chiedere l'intervento dell'arma dopo essersi accorta che mentre era sottoposta a una terapia le era sparito il portafogli contenente 105 euro. I militari, dopo aver svolto degli accertamenti, hanno ricondotto l'evento ad altri 2 simili che si sono verificati proprio negli ultimi tempi e per i quali erano già state sporte delle denunce dalle vittime. Hanno perciò analizzato i turni di servizio dei dipendenti che erano presenti nel nosocomio al momento del furto e, incrociati i dati con quelli degli altri furti, hanno stretto il cerchio su una dipendente del nosocomio. L'infermiera, 42 anni, di Badia Polesine, messa alle strette, ha confessato il furto, restituendo il portafogli alla vittima. A Rovigo, torniamo appunto nell'area di Rovigo, perché durante l'aperitivo sono arrivate anche le pantere della polizia. Sono iniziati infatti verso le 19 di ieri i controlli che sono stati predisposti dalla stessa questura di Rovigo in alcuni locali pubblici del centro della città con gli uomini della squadra volanti che insieme a quelli della polizia locale hanno controllato fino allo scoccare della mezzanotte, passando da un bar all'altro, che tutto dunque fosse in regola tra i locali pubblici. Una decina di esercizi che sono stati passati al setaccio, fortunatamente per tutti senza che venissero riscontrati problemi di sorta. I controlli non si sono tuttavia limitati alle verifiche amministrative. Con la collaborazione infatti del commissariato di Porto Tolle, del reparto prevenzione crimine del Veneto e della stessa polizia ferroviaria sono stati eseguiti anche controlli su strada con più di un
posto di blocco che hanno riguardato, oltre al territorio rodigino, anche quello di Porto Tolle, Porto Viro e Taglio di Po. Nel complesso sono circa 140 le persone che sono state identificate, una quarantina delle quali tra l'altro stranieri e circa 50 invece i veicoli fermati. Parliamo ancora di cronaca, andiamo ad Galliera Veneta. I ladri, pensate, senza scrupoli sono entrati addirittura in asilo e hanno rubato il cibo dei bimbi, oltre che del denaro. Sentiamo. Nessuna remora nemmeno di fronte ai bambini. I ladri si sono introdotti nella scuola dell'infanzia con nido integrato Gaetano Giardino e hanno rubato generi alimentari per un valore complessivo di 290 euro. Economicamente sono stati maggiori i danni causati dall'effrazione. La struttura di proprietà del comune di Galliera Veneta, ma gestito dalla parrocchia, si trova in pieno centro della cittadina, lungo la via principale, a pochi passi dalla chiesa parrocchiale. Da una prima ricostruzione pare che i ladri siano entrati nella scuola utilizzando una scala con la quale hanno superato il muro di cinta. Una volta all'interno del perimetro hanno scassinato una finestra e sono entrati. Anche all'interno alcune serrature sono state scassinate. Hanno fatto quindi razzia di alimenti depositati nella dispensa e se ne sono andati indisturbati. Ad accorgersi di quanto accaduto è stato il personale che ha aperto la scuola. I bambini non si sono accorti di nulla. Un'azione che certamente fa indignare le tante persone, a cominciare dai lavoratori e dai genitori che si danno da fare anche con varie iniziative di autofinanziamento per sostenere la preziosa attività della scuola. L'azione segue di poche settimane un'altra simile che ha preso di mira il bar del vicino centro sportivo comunale. Anche qui i ladri, in azione nel cuore della notte, avevano sottratto per lo più generi alimentari. Il furto in entrambi i casi ha interessato prodotti alimentari, dice il sindaco Stefano Bonaldo. Certamente sapevano che quelli nella scuola erano per i bambini. Non so se classificarlo teppismo o bravata davanti a fatti simili, non ci sono parole. Per la struttura quindi una spesa non prevista. Si spera che l'attenzione e la sensibilità della cittadina di Galliera Veneta vengano in supporto permettendo di acquistare quanto sottratto. Il sopralluogo è stato effettuato dai carabinieri della stazione di Tombolo. La cronaca giudiziaria in questo caso, perché proprio un anno fa c'era lo scandalo delle terme ad Abano, la Tangentopoli, il sindaco ora ribadisce a un anno di distanza come la sua vita sia stata rovinata, soprattutto quella legata a quella passione per la politica. Un grandissimo danno alla mia carriera politica, un fatto che mi ha segnato personalmente e professionalmente. E questo è il pensiero del sindaco Luca Claudio, ritornando al 14 aprile dello scorso anno. La macchina della Guardia di Finanza davanti ai municipi di Abano e Montegrotto, l'arresto la sera prima dell'ex assessore sanpietrino Ivano Marco Longo, gli avvisi di garanzia a lui e all'amico e collega Massimo Bordin. Un anno fa il deflagrare della inchiesta sulla cosiddetta Tangentopoli delle Terme, indagine non conclusa che grava sulle prossime elezioni amministrative che vedono Claudio candidato per la riconferma. Non so niente dell'indagine, se si concluderà o meno in breve. È giusto che indaghino, ma penso anche che il mio nome possa essere stato usato, che mi siano stati attribuiti fatti che non ho compiuto. Sono innocente, ho fatto un manifesto provocatorio per ribadirlo. Il tempo è galantuomo e la verità verrà fuori. Di quella giornata di un anno fa il sindaco Claudio svela il momento più duro. Non il giorno, sono rimasto in municipio a lavorare, ma la sera quando siamo andati alla riunione in cui doveva essere ufficializzata la mia candidatura alle regionali. Non era più sostenuta, era tutto cambiato. Nel nostro sistema però un uomo è innocente fino a sentenza passata in giudicato. Ho visto consiglieri e assessori eletti con 2.000 voti. Penso che per me 4.000 le terme non sarebbero stati un problema e il territorio avrebbe avuto quella rappresentanza in regione che merita e non gli hanno mai concesso. C'è poi l'amarezza e l'orgoglio nel primo cittadino. Ho perso amici, li capisco, non sento più Massimo Bordin e la trovo ancora una stranezza. L'inchiesta mi ha segnato nel fisico, inutile negarlo perché si vede. D'altra parte c'è una squadra di consiglieri e assessori che ha fatto quadrato ed è rimasta unita, che 2 giorni dopo si è quasi fatta mio scudo in una conferenza. Sono grandi persone, ha poi concluso il sindaco Claudio. Allora, arrivano sapori di primavera proprio a Padova che metteranno in eccellenza, in evidenza le eccellenze della Città del Santo e di questo territorio padovano, eccellenze enogastronomiche davvero uniche. Sentiamo allora il servizio.
Sì, insieme con il Comune di Padova abbiamo pensato a un allestimento dell'isola Memmia, quindi un angolo di bellezza unica non solo nella nostra città ma riconosciuto ovunque, per portare in città i prodotti della terra padovana, circa 51 aziende agricole di tutto il territorio porteranno le eccellenze che ci rendono unici e straordinari per i prodotti che la nostra terra produce. Saranno 5 giorni perché Sapori di Primavera comincerà sabato e domenica, quindi in coincidenza con la maratona della città di Padova, per poi proseguire la settimana prossima nelle giornate di 23, 24 e 25, quindi in occasione del ponte del 25 aprile. Ecco, appunto, essendoci anche la maratona, saranno allestiti proprio numerosi banchetti. Come sarà distribuito? Ma la città vuole presentarsi a festa in occasione proprio della maratona. Si è stimato che per ogni maratoneta ci sono circa 3-4 spettatori e visitatori che accompagnano le maratonette in città, per cui noi in un lavoro di sinergia insieme al Comune di Padova abbiamo voluto pensare anche a chi non viene in città per correre ma viene in città per visitare la città, quindi l'aspetto appunto culturale e di pregio di questa città e anche far conoscere i prodotti che ci contraddistinguono in tutto l'interland della provincia. Allora, telespettatori di Prima Free, non mi resta che ringraziarvi per averci scelti con l'informazione anche di Padova e Rovigo. Vi ricordo anche il nostro sito con primafree.net. Grazie ancora per averci scelti, vi auguro un buon proseguimento con i programmi di Prima Free e a risentirci.